Ciao, oggi voglio spiegarti la differenza fra tradare con i volumi e senza. Premetto che potrei stare delle ore a parlare di questa cosa e a farti capire quali sono i vantaggi dei volumi rispetto all'analisi tecnica, all'analisi delle notizie, alle dicerie, a tutto quello che viene usato nel trading senza cognizione. Bene, per farlo voglio farti un esempio utilizzando un indicatore che è uno dei più utilizzati. Dei tre dell'RSI. Devi capire che l'indicatore RSI è un indicatore normalizzato a 100. Quindi quando scatta il segnale che sia di acquisto o di vendita, alcune volte funziona, altre volte, come ad esempio in questo caso, il mercato non fa un'inversione perché scende un po' e poi continua a salire. Quindi come ad esempio qui, come ad esempio qui, come ad esempio qui, 4 volte che ha dato, come ad esempio qui, continua a dare ipervenduto e in realtà il mercato continua a salire, si storna un momentino, ma continua a salire. In ogni modo, in ogni caso, quando un trader utilizza questo strumento o molti altri di analisi tecnica, succede che perde una valanga di soldi, proprio perché innanzitutto ha un settaggio in default che bisogna saper cambiare e non tutti lo sanno fare, e questo settaggio in default ovviamente non può andare bene per tanti periodi, quindi lo utilizzi per fare trading in 2 ore, in un giorno, in una settimana, in un mese, e questo crea problematiche, crea perdite di soldi perché da ipercomprato è ora di vendere e il mercato continua a salire. Bene, l'analisi volumetrica questo non lo fa, dà dei segnali chiari. Il mio pannello di controllo, uno dei miei pannelli di controllo è questo, volumi a 8 giorni, volumi a 4 giorni, stiamo parlando di un trading di breve periodo, quindi la durata di qualche giorno. È scattato il segnale, in questo caso lo dava anche l'RSI, ma non dà l'orientamento l'RSI. L'RSI qua ti dice di uscire, no? Il mio pannello mi dice di uscire qui. Mi dice di rientrare qui e mi dice di uscire qui e di shortare. Qua siamo al venerdì 18, quindi qualche giorno fa, e oggi è il, come puoi vedere, 19, sabato 19, sono circa le 4:30 quando sto facendo questo video, e vedrai che lunedì il mercato, magari dopo uno storno, inizio mattinata, entro le 9:30, 10:30, incomincerà a salire e farà una giornata rialzista. Bene, questa è la potenza dei volumi. Quindi non mancare, vieni a Volume Master, vieni a sentire cosa dicono i nostri studenti che hanno già partecipato al corso, vieni a capire che cosa spiego e che percorso faccio fare alle persone per imparare l'utilizzo professionale dei volumi. Affrettati perché i posti sono limitati, clicca qui sotto, ti aspetto. Volume Master, l'unico vero master italiano per l'utilizzo dei volumi a livello professionale. Ciao.